64 milioni di euro per la previsti per la seconda ondata. C'è anche Marino, la relazione di lettera M è presente per il momento completo. Scusa una cosa, Alessio, ciao a tutti. Intanto, volevo dire che stiamo registrando questa videoconversazione che poi pubblicheremo in un articolo di Lettera M, d'accordo? Vai, Alessio. L'articolo di lettera M e domani la pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook. Va bene, direi che possiamo partire. Mi sa, insomma, che ci siamo, ci sarà qualche ritardatario, ma si aggiungerà dopo. Grazie a tutti e benvenuti. Questo è il primo di un appuntamento che speriamo diventi seriale, di riunioni, convegni, conferenze, chiacchierate, chiamatele come volete, in cui Lettere M, insieme all'associazione Parliament Watch, al laboratorio di monitoraggio civico Libellula, inviteranno i cittadini, i portatori di interesse, l'amministrazione, i politici in generale, a parlare, a discutere di un tema che secondo noi è di pubblico interesse, sul quale bisognerebbe che si facesse quante più discussioni possibile, ci fossero quante più informazioni possibili. Questo è il primo appuntamento. Oggi parleremo di Family Card, di aiuti economici che il Comune di Messina ha disposto per far fronte alla seconda ondata di pandemia che sta colpendo qui in Sicilia. Praticamente questa è la prima ondata che stiamo vivendo, sostanzialmente, e sta colpendo duro. Dalle informazioni che vengono da Palazzo Zanca, è in discussione l'idea di un mini lockdown alle 18 di ogni giorno. Sostanzialmente chiuderanno tutti gli esercizi commerciali. Questo, come dire, è un provvedimento che ovviamente è molto drastico e sul quale ci sono state già numerose prese di posizione. Vedo Benny Bonaffini, ieri Alberto Varella di Confesercenti è stato il primo, praticamente nell'imminenza dell'annuncio, ad emanare un comunicato come dire, di forte preoccupazione. Prima di parlare di questo, io però darei la parola a Francesco Saia, che è il presidente di Parliament Watch, in maniera che ci illustri quali sono le attività del monitoraggio civico che farà Libellula e del quale Lettera M è partner di progetto. Ciao Francesco. Ciao Alessio, ciao a tutti e grazie di essere qui in questa seduta che ahimè avremmo voluto fare in presenza. Il laboratorio dopo che è partito ha avuto una battuta di stop perché abbiamo proprio congelato tutto perché speravamo di poter ripartire a settembre con attività in presenza, non volevamo fare attività online in un primo momento. Ci piaceva di più, come dire, conoscere di persona le persone che poi venivano a contribuire, perché il laboratorio è solamente una cornice all'interno della quale contribuiscono storie di portatori di interesse e di cittadini. E in realtà, con questa seconda ondata, abbiamo dovuto imparare a convivere, come tutti, con la pandemia ed ecco che iniziamo questa serie di tavoli tematici così. Che cos'è il laboratorio Libellula? Il laboratorio Libellula è un laboratorio di monitoraggio civico della spesa pubblica e in particolare di due forme di spesa. Cioè noi vorremmo, insieme a partner di progetto, a giornalisti, a chi, a cittadini, a chiunque abbia da dare una testimonianza, vorremmo in qualche modo collegare storie a dati per fare in modo di avere delle storie estremamente chiare e ben basate e insieme a mettere queste storie in evidenza su degli strumenti che durante la prima fase della pandemia abbiamo sviluppato, almeno nella loro prima versione, e che sono strumenti che esporranno dati di spesa pubblica. Questi dati saranno dati di due tipi, dati di bilancio e dati sugli appalti. Sugli appalti, per cui la nostra, come dire, il nostro tentativo, è quello di tentare di esporre questi dati in chiaro, renderli comprensibili ai cittadini e corredarli di storie. Ecco,
Diciamo, questa è la versione minima della spiegazione che vi devo. Per quanto riguarda le storie, naturalmente ci appoggiamo in questo momento a un partner che è Lettera M, ed è per questo che siete stati contattati da Lettera M per avviare questo lavoro. La Family Card è stata una storia di interesse collettivo. Noi tentiamo di non decidere a priori, a meno che non ci imbattiamo in qualcosa che interessa anche noi come portatori di interesse, tentiamo di non decidere a priori le storie, ma di mappare un po' quello che può essere effettivamente coinvolgente per i cittadini e che può essere da acclarare per quanto riguarda questa sorta di metodo di testimonianza collettiva. Insieme a Lettera M abbiamo in qualche modo individuato la Family Card e le risorse che saranno appostate per questa seconda ondata di Covid come un tema di interesse, ed è per questo, diciamo, che oggi apriamo qui questo tavolo tematico. Grazie soprattutto a voi, grazie a tutti delle testimonianze. Un'ultima cosa importante: siccome questo è un progetto che ha dei crismi di ufficialità e noi in qualche modo rendicontiamo quello che facciamo, abbiamo esigenze di rendicontazione, ho inviato Alessio, ti ho inviato un link che puoi mettere in chat, nella chat sì, della riunione, a cui i partecipanti, chi desidera in qualche modo rimanere informato, può accedere, e semplicemente, diciamo, vale come un segno di presenza. Potete indicare innanzitutto che siete presenti a questa riunione, e in seconda battuta, se volete rimanere in qualche modo informati sugli sviluppi del processo che si apre qui oggi, potete vi ringrazio di segnalare la presenza, visto che comunque siete qui oggi, potete decidere autonomamente se poi rimanere informati o meno. Alessio, per cortesia, puoi condividere questo link in chat? Sì, condividerò il link in chat. Grazie Francesco. Iniziamo subito, così sommariamente, una descrizione di quello di cui andremo a parlare oggi, dopodiché farò intervenire Alessandro Russo, c'era anche Cristina Canistra, che però non vedo, correggetemi se sbaglio. Sono due dei consiglieri comunali che hanno seguito i lavori di approvazione della variazione di bilancio per i 62 milioni di euro di cui stiamo parlando. Sostanzialmente il Comune di Messina ha predisposto già una manovra da 62 milioni 800 mila euro per aiuti economici a cittadini e imprese per far fronte alla seconda ondata di pandemia da coronavirus. La maggior parte degli stanziamenti, poco meno di 20 milioni, quasi tutti i fondi extracomunali, sono previsti per le imprese che hanno subito la riduzione o la chiusura totale delle attività a causa delle restrizioni previste negli IPCM o nelle ordinanze del sindaco. È prevista una nutrita serie di esenzioni, sempre per le aziende, parliamo di stop a fine anno dei tributi di spazzatura, acqua, IMU, suolo pubblico, COSAP, per i mercati e pubblicità. Dal 23 novembre partirà di nuovo la Family Card, per cui è previsto un totale di 6 milioni e 220 mila euro, anche questi di fondi extracomunali. Un'altra lunga serie di manovre, alcune delle quali sono previste per le associazioni culturali e per le associazioni sportive, e poi domani, dopo 4 giorni, scadrà l'avviso, il bando per poter accedere al rimborso delle utenze di acqua, luce e gas di maggio e giugno. Alessandro, è corretto quello che ho detto? È corretto quello che ho riferito? Alessandro Russo. Sì, eccomi, scusami. Ti anticipo anche che Cristina Canestà sta arrivando, perché abbiamo finito la commissione poco fa, quindi a momenti sarà anche qui in chat, diciamo, nel nostro dibattito. Sì, hai fatto una... Sì, premetto questo. State parlando in questo caso tu, Alessandro Russo e Cristina Canestà.
perché avete interrogato l'amministrazione già un mese e mezzo fa sull'esito della prima manovra dei rimborsi delle utenze della Family Card. Grazie, Alessandro. Esattamente, grazie a voi, un saluto a tutti, diciamo, visto più o meno tutti, anche chi non ho visto, ma comunque un saluto collettivo. Andiamo subito al cuore della questione. Hai fatto un'analisi, una sintesi riepilogativa molto molto efficace rispetto alla manovra di assestamento di bilancio che è stata approvata qualche giorno fa, e soprattutto di questo maxi emendamento che conteneva appunto queste cifre che sono pari alla fine a 62 milioni, sì, circa 60. Anzi, per esattezza sono 67 milioni, se consideriamo anche le parti, diciamo, legate ai tirocini, all'avviamento, alla formazione lavorativa dei soggetti che non sono in queste condizioni, appunto, che hanno altri canali di finanziamento, ma comunque siamo una cifra importante, 67 milioni. Il maxi emendamento era importante perché ritornavano alcuni strumenti come appunto la Family Card, che partirà dal giorno 23, ma diciamo tanti altri piccoli contributi o comunque anche abbastanza importanti, ma sicuramente minori da un punto di vista dell'impatto. Quello più significativo è relativo appunto ai 15 milioni di euro del contributo una tantum come misura di sostegno alle imprese. C'è un altro piccolo contributo pari a 4.633.000 euro, che invece seguirà un canale di finanziamento regionale, quindi in attesa di un avviso che verrà pubblicato a seguito dell'ok, diciamo, da parte della regione. Alessandro, scusami. Sì, prego. Ti fermo subito. Io privilegerei degli interventi molto brevi e su questi facciamo. Sì, hai ragione. Abbiamo parlato di imprese, quindi io vorrei che Benny Bonaffini illustrasse cosa è previsto, cosa stanno facendo le imprese messinesi, come si stanno muovendo e cosa sapete voi del tutto leader procedimentale dell'assegnazione dei contributi. Ma intanto una parte di questi provvedimenti a loro volta trovano delle fondamenta in dei provvedimenti assunti da marzo in poi dal governo nazionale, tant'è che alcuni di questi provvedimenti si appoggiano sui fondi cosiddetti perequativi. Fatta questa premessa, chiaramente non so poi, non conosco lo scheletro del provvedimento e quindi non so dei vari interventi a beneficio delle aziende, quali saranno appoggiati su fondi perequativi e quali invece appoggiati su altri tipi di fondi. Probabilmente i consiglieri Alessandro Russo, insomma i consiglieri comunali, probabilmente ne sapranno di più. In particolare, diciamo, l'aiuto più rilevante su cui noi riteniamo, ecco, che l'amministrazione ha fatto uno sforzo è il contributo a fondo perduto che l'amministrazione ha inserito. Io non ho avuto modo di leggere la delibera approvata definitivamente, ma do per scontato, ecco, che sia presente, così come l'amministrazione ha assunto questo impegno con le organizzazioni di categoria. È un contributo a fondo perduto, inizialmente erano 10 milioni, poi si è parlato di 15 milioni, ora a questo punto poco fa sentivo voi, sembrerebbe l'importo è aumentato, che poi dovrà essere destinato alle imprese che sono state maggiormente colpite dai provvedimenti di chiusura del governo. Poco fa Alessio, tu dicevi che per noi come cittadinanza di fatto è il primo lockdown, ed è vero, però sappiamo tutti che però per noi come aziende in realtà è il secondo lockdown, perché tutti ci ricordiamo quello che è accaduto in città durante il periodo tra marzo e maggio. Quindi siamo in attesa che ci sia poi una sorta di provvedimento di attuazione che dovrà regolare le modalità di questo, ecco, di questa erogazione di questo fondo. Scusami, ti interrompo. Io credo, insomma, anche gli altri siamo interessati esattamente a questo. Voi avete avuto già qualche interlocuzione con l'amministrazione per capire come dovranno procedere i commercianti?
Devo dire che l'unico criterio finora come punto di riferimento è il decreto, diciamo, è il decreto quello là prima dell'estate, perché poi il decreto ristoro che sta prevedendo il secondo contributo a fondo perduto, come sappiamo, è richiamato i criteri del decreto prima dell'estate. In quel caso il decreto era agganciato sul fatturato. Sulla differenza di fatturato fra aprile 2020 e aprile 2019 e riguardava determinate categorie che erano elencate nei codici Adecco. Non sappiamo, ecco, rispetto a questo che è l'unico criterio finora a disposizione dell'amministrazione per l'erogazione di questi contributi, ecco, non sappiamo come si intenderà regolare. La Regione, come sappiamo, ha stabilito, sta portando avanti anche con grande fatica un provvedimento di erogazione di contributi a fondo perduto, ma in quel caso è previsto per le cosiddette micro aziende, cioè aziende fino a 10 dipendenti e per alcune categorie. Quindi in questo Perfetto. momento, ecco, in questo momento l'amministrazione ha a disposizione questi due criteri, ma non conosciamo, ecco, per rispondere alla tua domanda, Alessio, qual è l'orientamento attuale dell'amministrazione? Perfetto. Marco Bellantone, tu sei un imprenditore, sei un piccolo imprenditore, quindi anche a te la stessa domanda che ho fatto a Benny Bonaffini, che scusatemi, non ho probabilmente presentato a tutti. Benny Bonaffini, qui parla a nome di Confesercenti, perdono. Esatto. Sì, scusami, so che c'è una guerra come tra interisti e milanisti, io spesso mi confondo. Marco, dici tu. Vedrai che finiranno per cambiare i tuoi sentimenti per Rosa. Aspetta, Marco, non c'è il tuo. Devi aprire il microfono, devi aprire il microfono. Sì, lo vedrai. Me lo dirai col tempo. Tanto sarà Ok. perfetto. Il microfono aperto, mi sentite? Grazie, Marco. Buonasera a tutte, scusate, sono in stabilimento e stiamo producendo, quindi in questo momento c'è un po' di traffico, quel traffico bello, serio, sincero che dà positività, quello della produzione. E diciamo che ancora oggi, anche da altre categorie, non sento quell'urlo di quelle categorie che in maniera, come si dice, di riflesso, perdono fatturato. Perché sì, è vero che noi abbiamo tutta una serie di categorie che oggettivamente sono ferme, non da oggi, ma da qualche giorno, ma noi che facciamo parte di quella filiera economica che li accompagna nella loro costruzione, progettazione e immaginario delle nuove aziende, in questo momento anche noi abbiamo un grande blocco economico. Non so se la stessa amministrazione comunale abbia immaginato di poter assistere tutta quella struttura, tutta quella ospita, ok, come qua. Se l'amministrazione abbia immaginato di poter assistere anche tutta quella struttura che in maniera parallela a queste aziende, anche se in maniera minore, sta subendo delle gravi perdite. Questo credo che sia uno dei punti che si dovrebbe in qualche modo focalizzare. Altro punto importante, al netto delle belle parole e dei grandi numeri, è importante capire come, quando, in che maniera, con quale rapidità noi riusciamo ad attingere a queste opportunità, che chiaramente possono essere devolute sul territorio in centinaia di modi, perché un'azienda che sopravvive è un'azienda che può supportare i propri dipendenti, perché non tutti noi abbiamo atteso la cassa integrazione, molti di noi hanno sopperito ai ritardi per l'ammortamento istituzionali della cassa integrazione direttamente dai nostri fondi. Molti di noi non hanno più grande forza per poter sostenere questo. Oggi abbiamo bisogno di chiarezza, di velocità, anche da parte dell'amministrazione. Abbiamo bisogno di chiarezza, velocità, sperando, tornando al discorso diverso ma similare della Family Card, che non si creino quegli intoppi che purtroppo hanno in qualche modo evidenziato i limiti del primo step. Benissimo, di questo ne parliamo anzi subito con Cristina Cannistrà, che nel frattempo ci ha raggiunto. Ciao Cristina, grazie di essere qui con noi. Tu stamattina hai mandato un comunicato che chiede all'amministrazione la proroga dei termini per il rimborso delle udienze di maggio e giugno. Correggimi se sbaglio, mi sembra di no. Cristina?
Sì, no, 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 assolutamente. Intanto buonasera a tutti. Buonasera, mi sentite? Sì, sì. Mi sentite, Alessio? Sì, 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 assolutamente. Ok, buonasera a tutti. Perfetto, allora, sì, diciamo che gli interventi sulla Family Card ne abbiamo fatti tanti, a iniziare dalla prima fase fino all'intervento fatto ieri sull'ultimo bando, che ovviamente ha una tempistica molto stretta. Parliamo intanto di questa fase. Il bando è uscito il giorno 16 e ho ricevuto diverse segnalazioni che mettevano in evidenza che la piattaforma utilizzata e i criteri di inserimento dati della piattaforma purtroppo portano al rigetto dell'istanza, perché viene indicata la scadenza e molte volte, faccio l'esempio della bolletta Enel, i consumi di maggio e giugno hanno scadenza e fatturazione luglio, quindi vengono automaticamente rigettate, così come vengono rigettate le istanze delle bollette delle casse, che alcune sono quadrimestrali, stesse difficoltà per quanto riguarda i rimborsi AMAM. Ho fatto presente immediatamente all'amministrazione con una nota, devo dire che stamattina il collega Fusco, che era in commissione, ha avuto modo già di avere un primo contatto con l'assessore, io speravo ci fosse stasera per un confronto, sembra che si siano accorti, anche grazie alla mia nota, di queste difficoltà e stanno vedendo come provvedere. Ovviamente la prima cosa è prorogare i termini. 4 giorni sono troppo pochi. Oggi loro hanno pubblicato su alcuni giornali che il dato di queste 48 ore è di circa 650, forse poco meno, istanze ricevute. Nel periodo in cui io ho fatto con il collega Russo una nota, quando chiedevamo che questo nel periodo di ottobre, chiedevamo come mai ancora non fossero stati erogati i rimborsi. Nell'interrogazione fatta loro ci rispondono che nel periodo tra aprile e maggio, e quindi in 20 giorni, hanno erogato circa 6.621 richieste di rimborso. Ovviamente dopo i 4 giorni si potrà arrivare a circa 1.300, se in 48 ore ne hanno fatti 650. 1.300 richieste mi sembra una goccia nel mare, quindi non è possibile chiamare aiuti alla cittadinanza se poi vanno a raggiungere solo una fetta così piccola di cittadinanza in difficoltà. Ovviamente questo per quanto riguarda, diciamo, la fase attuale del nuovo bando. Faccio un'apertura, poi magari anche per lasciare il collega Russo la possibilità di come dire, integrare su quello che sto dicendo. Abbiamo fatto con il collega Russo una nota a ottobre, perché anche qui riceviamo segnalazioni continue su rimborsi non pagati della precedente fase, quindi sia i rimborsi affitti e al suo tempo c'erano anche i rimborsi utenze. Sì, da lì si è aperto un mondo, cioè abbiamo scoperto. Scusami, sì, di questo parleremo dopo. Io intanto vorrei porre l'accento su quello che hai detto tu. Tu, Alessandro, qualcuno dei vostri consiglieri farà un atto amministrativo per cui magari impegnerà l'amministrazione a prorogare questi termini? Avete intenzione di fare questo, oltre all'interrogazione che tu hai fatto stamattina? Cristina? Io ho fatto una nota urgente di sollecito a prorogare i termini evidenziando le criticità. Assolutamente sì. Perfetto. Sì, mi senti, Alessio? Sì, sì, ti sento a tratti. Sicuramente si può continuare sulla, come dire, purtroppo è un problema di linea. Sicuramente continueremo, se loro non riescono a rimediare entro le 24 ore, ovviamente domani faremo un altro intervento. Non possiamo permettere, come dicevamo, che gli aiuti possano interessare solo una fascia così ristretta di cittadinanza, quando sappiamo benissimo che le ricadute della crisi di questa pandemia ha toccato molte famiglie. Quindi sicuramente proseguiremo nell'attenzionare, oltre a chiedere e monitorare i dati, come abbiamo fatto finora.
Benissimo. Io volevo che qualcuno dei consiglieri di quartiere o anche tutti i consiglieri di quartiere intervenissero, perché voi siete stati veramente il tramite tra l'amministrazione e la popolazione durante la prima fase della pandemia. Ricordiamo che voi siete stati quelli che si sono occupati materialmente della distribuzione delle mascherine, quindi Lorena, Deborah, Giuseppe Cucinotta, Alessandro Geraci, scusatemi se me ne scordo qualcuno perché in questo momento siete veramente molti. Se qualcuno di voi vuole prendere la parola, io vorrei insomma che si sentisse come sta vivendo la popolazione, informata di quello che sta facendo l'amministrazione, il Comune di Messina in questo momento, delle misure economiche che il Comune di Messina sta mettendo in campo e cosa stanno facendo i quartieri per informarlo oppure per prendere proprio carico di queste delle esigenze. Cominciamo da Lorena Fulco, consigliera del quinto quartiere. Sì, scusa Alessio. Sì. Scusate, un'interruzione di un secondo solamente per indicare che c'è il link in chat ad oggi, in questo momento l'hanno compilato solo in due persone, vi prego di compilarlo, ci vogliono non più di 10 secondi, dobbiamo poi noi rendicontare diciamo il vostro contributo e in qualche modo stilare una lista di chi nel corso delle riunioni contribuirà a questa storia, per cui vi prego per cortesia di andare sulla chat, cliccare il link, mettere il vostro nome. Ripeto, poi è opzionale il rimanere informati o meno. Scusate l'interruzione. Grazie, grazie Francesco. Sì, il form è in chat. Chiunque si voglia prenotare, io ovviamente non riesco a vedervi tutti, alcuni non hanno il video. Chi vuole prenotarsi per intervenire può farlo tranquillamente in chat e avrà la parola. Scusami Lorena, scusa per l'interruzione. Proseguo, grazie. Buonasera a tutti, grazie. Sì, allora, durante la prima fase è vero, io e i miei colleghi siamo stati impegnati nella distribuzione delle mascherine e come molti di voi sapranno, io non mi sono occupata solo delle mascherine, tra virgolette, della municipalità, ma anche di mascherine donate dalle associazioni. Per quanto riguarda la Family Guard, durante la prima fase abbiamo avuto un'infinità di persone alla quinta municipalità che si sono recate appunto per usufruire di questo servizio. Oggi vi posso dire che come primo giorno per fare la domanda per il rimborso delle utenze si sono registrate file già dalle 8 di questa mattina fino alle 13:10. Io sono stata in sede e vi posso dire che la municipalità è piena zeppa di persone che fanno richiesta. In ogni caso si stanno rivolgendo molti a noi consiglieri e siamo noi stessi che facciamo da tramite comunque con il comune, quindi li informiamo noi cittadini o in ogni caso sono loro che si rivolgono a noi. Perfetto. Deborah Buda e Giuseppe Cucinotta in rappresentanza del quarto quartiere. Cominciamo con Deborah. Sì, grazie. Allora, il nostro quartiere, la quarta municipalità, ha diciamo qualche problematica a livello strutturale, in quanto è una sede piccola, non è perfettamente agibile e per tali ragioni durante il primo lockdown, durante la prima emergenza sanitaria, tutte queste richieste non potevano essere gestite dal nostro quartiere. Pertanto i funzionari sono stati costretti a trasferirsi sotto nei locali del Dipartimento Tributi a pian terreno e quindi i cittadini entravano dal viale e facevano le loro richieste. Abbiamo ricevuto anche noi molte richieste, anche se adesso non ho i numeri a portata di mano, ma ritengo che siano state inferiori rispetto alle richieste che ha ricevuto la quinta municipalità, che da quel testo è stata veramente inondata da richieste giornaliere da parte dei cittadini. Le richieste pervenute alla quarta municipalità in realtà erano indirizzate soprattutto da cittadini e da stranieri, ecco. Soprattutto stranieri si sono recati presso le nostre sedi
Cagliari e hanno quindi chiesto l'aiuto per compilare queste domande online, perché comunque evidentemente da soli non riuscivano a farlo. Devo sottolineare che comunque, come diceva prima qualcun altro, 4 giorni sono davvero pochi, soprattutto se queste sono le condizioni nelle quali noi ci ritroviamo a dover lavorare. Infatti, con così poco personale, le municipalità hanno un incarico eccessivamente oneroso, non riescono in questo modo a smaltire in maniera regolare e costante le domande che pervengono, quindi si creano file, si creano affollamenti, soprattutto in questo periodo, che si dovrebbero assolutamente evitare. Pertanto sarebbe opportuno valutare o il prolungamento dei giorni in cui è possibile effettuare questa richiesta, oppure comunque attrezzare delle nuove sedi, perché c'è gran parte della popolazione che ha bisogno comunque di un aiuto nel momento in cui compila questa domanda. Perfetto. Giuseppe Cucinotta, anche tu, consigliere della parte del lavoro, dire qualcosa appunto detto da Deborah, dalla tua collega? Giuseppe... Ale, ti segnalo che c'è una mano alzata di Alessandro Geraci. Sì, Alessandro Geraci, terzo quartiere, ok, Giuseppe non risponde, in questo momento sarà la 7. Allora, Alessandro Geraci, quindi rappresentanza del terzo quartiere, la stessa domanda anche per te, poi io vorrei sapere dai consiglieri se intende, non lo so, magari tirare un documento unitario, oppure ognuno per la propria competenza, per chiedere una proroga dei termini della prima delle manovre di questa tranche di aiuti economici. Alessandro? Sì, ciao a tutti. Vabbè, intanto mi dispiace che manca l'amministrazione, perché dico, il confronto con loro è fondamentale. Mi sembra di essere in una riunione di municipalità in cui ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli. Io penso che se prima qualcuno potesse avere il dubbio sull'importanza delle municipalità, da marzo di quest'anno, con queste due emergenze che stiamo affrontando, credo che non ci siano più dubbi. Per cui il mancato decentramento amministrativo e politico, dove? Quello politico in questa fase lo possiamo anche mettere un attimo in secondo piano, ma quello amministrativo diventa fondamentale. E parlo, come dicevano prima le due colleghe, sia Lorena che Deborah, di tutti quei servizi decentrati essenziali per la popolazione, perché parliamoci chiaramente, la maggior parte dei richiedenti non è in grado o non ha gli strumenti adatti per fare queste domande online e quindi si reca fisicamente alle sedi di quartiere. Per cui in questa fase emergenziale, e io qui ho la tabella degli impiegati, i 303 impiegati in forza presso il Dipartimento Affari Generali magari potevano essere ridistribuiti in modo diverso, inviandoli alle sedi municipali, non so, forza lavoro maggiore. Io penso anche al terzo quartiere, che sono circa 58.000 abitanti, è uno spreco ad esempio tenere la sede di provinciale chiusa. Come sapete è un locale di proprietà del comune, quindi non si paga l'affitto ed è confiscata la mafia. In questo periodo, se non sbaglio, anche al quinto c'è quello di Via Cile chiuso. In questo periodo avrebbe dovuto aprire i battenti proprio per creare quei presidi sul territorio e dare supporto alla cittadinanza. Al terzo quartiere ci sono soltanto 6 impiegati, di cui 3 devono lavorare al 50% per obbligo in smart working, e quindi capite da solo che è una follia. Con la collega Cannistra abbiamo fatto una nota indirizzata al sindaco e finalmente un altro impiegato è arrivato in ogni municipalità, ma comunque continuano assolutamente i disagi che posso riscontrare anche io al terzo. Alessio, scusa, posso aggiungere una cosa? Vai pure, Deborah. Marino, grazie. No, volevo dire, riagganciandomi a quanto ha appena detto Alessandro, che effettivamente i dipendenti che si occupano, i funzionari che si occupano di queste pratiche sono davvero pochissimi, pertanto noi ci ritroviamo le file al di fuori dei nostri locali circoscrizionali, anche perché queste persone non possono occuparsi solo ed esclusivamente dei bonus, della family card e di quant'altro. Ci sono ovviamente tutte le attività proprie
di una sede municipale che devono essere portate avanti, non possono interrompersi. Penso ai cambi di residenza, penso al segretario che deve verbalizzare le nostre sedute di commissione e di consiglio, e le certificazioni anagrafiche, ovviamente, è tutto il resto che insomma è tipico di una municipalità. Pertanto pensare che così poche persone si possano occupare di così tante domande è davvero paradossale. Solo la quarta municipalità fa 44.000 residenti, quindi insomma e ovviamente vengono persone anche da altre municipalità, perché qui non c'è un limite per la presentazione di questo tipo di domande. È veramente incredibile, non riusciamo a gestirlo. Sì, io sono tornato nel frattempo, scusatemi. Io dovevo dare a questo punto, diciamo, bene o male abbiamo capito che la prima di queste misure ha bisogno sicuramente di una proroga temporale, sia per l'esiguità del tempo. 4 giorni ovviamente sono molto pochi, come Cristina Cannistraccia aveva spiegato e come ha scritto stamattina, sia perché mi pare di capire che dal punto di vista dell'organizzazione i quartieri hanno dei grossi problemi, probabilmente ne avranno anche altri. Nel frattempo si è aggiunto anche Alberto Palella, grazie Alberto. Io a questo punto darei la parola per... Buonasera, scusate il ritardo, ma ho avuto... Sei stato coperto da Benny in maniera egregia. Scusate, buonasera a te, a tutti. Ma non ho dubbi su questo. Non ho dubbi, scusate il ritardo, ma ho avuto un impegno, hanno fatto un intervento alla cagnolina. Va benissimo. Ale, ti invito a tenere la lista partecipanti accanto quando parli, perché è lì che si vedono le mani alzate. In questo momento ce n'è una di Cristina Cannistra. E in più volevo ribadire, scusatemi se mi ripeto, anche perché c'è una persona che è appena arrivata, che in chat c'è il link per segnalare la presenza, che per noi è assolutamente fondamentale. Momento siamo 8 su 24 segnalati. Grazie. Ok, allora l'ordine sarà Lorena, Fulco, che voleva aggiungere una cosa per quanto riguarda i quartieri, Cristina Cannistra, perché voleva aggiungere qualche cosa, dopodiché la signora Veronica, sì. Mi scusi, non so leggere il cognome. Adesso ce lo dirà lei, è una testimonianza di una persona che ha usufruito di una degli aiuti economici da parte del Comune di Messina e ha avuto qualche problema. Lorena, prego. Aggiungo quanto detto dal collega Geraci e dalla collega Buda. Sì. In merito all'importanza delle municipalità e al numero degli impiegati che si occupa della Family Card, io nella prima fase da sola ho fatto più di 350 Family Card. Questa mattina, per affrontare la seconda fase, si è presentata un assistente sociale indirizzata solo a fare questo lavoro. Come si può fare in 4 giorni? Se io, cioè in un mese... Con 3 impiegati nella prima fase e io la quarta praticamente ne ho fatti da sola 350. Cioè, secondo me è impensabile. No, Lorena specifica che non ti competerebbe neanche fare. No, non mi compete. Io l'ho fatto semplicemente per la cittadinanza. Mi sono messa a disposizione della cittadinanza, perché le file iniziavano alle 6 del mattino. Io ho visto gente fuori dal quartiere alle 6 del mattino aspettare fino alle ore 14. Quando il quartiere comunque chiude a mezzogiorno. E allora mi sono messa a disposizione delle persone, perché ho capito veramente il disagio che stavano vivendo, e ne ho fatte da sola 350. Ho detto tutto. Premio produzione per te alla fine dell'anno. Va bene, grazie Lorena. Cristina, volevi aggiungere qualcosa? Cristina Cannistra. Sì. Cristina, ogni volta che ti do la linea qualcosa succede, quindi tu sei a Palazzo Zanca, ci sarà un agente di disinformazione in atto. Cristina, mi senti? Ci sei? Cristina, un problema di linea, allora aspettiamo. L'audio è chiuso. Ok, ora sembra aperto. Siamo? Cristina?
Vabbè, niente, andiamo avanti Alessio e poi ci colleghiamo con Cristina. C'è un problema di linea, sì. Allora, diamo la parola alla signora Veronica Dimitru, mi corregga se sbaglio, Dimitru. Mi sembra averlo detto. La signora, come dicevamo prima, ha avuto accesso a uno dei benefici previsti dal Comune di Messina durante la prima ondata, quindi nella scorsa primavera. La sua esperienza, diciamo, è stata un po' complicata, giusto? Prego. Buonasera, allora, io sono una vittima, fra virgolette, della prima fase per la domanda per gli affitti. Purtroppo sì. Sono passati 7 mesi, pur avendo parlato anche con qualche impiegato, mi è stato detto che è stato accolto perché la documentazione era in regola, tutto per come era chiesto. Ancora a oggi io non ho percepito rimborso di quei soldi dell'affitto che io anche sono dovuta farmi prestare perché si pretendeva che fossero pagate gli affitti, perché un proprietario non può firmare la ricevuta come per aver pagato quando non si è pagato niente. Perciò io ho dovuto farmi prestare in modo da poter poi presentare queste bollette con tanto di timbro che io ho pagato i 4 mesi di affitto e che mi sarebbero state rimborsate. Io non so più neanche come è finita, cosa fanno, che intenzione hanno, perché veramente non sono l'unica. Io mi sono trovata anche, diciamo, scusate che c'è il cane che va. Nessun problema. No, perché uno è piccolino, ha problemi di epilessia, quando abbaia la sorella è come un campanello d'allarme. Comunque, li stavo dicendo, non sono la sola, io mi sono anche incontrata in un chat involontariamente quando parlava il sindaco e gli chiedevo più di una volta, signor sindaco, ma com'è finita con la vicenda del rimborso affitti che siamo da mesi e mesi? Cancellavano pure la domanda che avevo scritto, a questi livelli siamo arrivati, perciò non sono la sola in queste condizioni, siamo in tanti che aspettiamo ancora questo rimborso. Io non so a quale santo mi devo appellare per avere una risposta certa, perché sono passati, no, dico, sono passati 7 mesi e ancora non stiamo vedendo nulla. Qualcuno che intervenga il più presto possibile, che ci siamo stancati di questo sistema qua che non funziona completamente. Grazie Veronica. Alessandro, grazie. Russo e Cristina Cannistrà, noi abbiamo dei dati sulle domande. Posso? Ancora in evasione. Sì, Cristina, ti do subito la parola, prima questa notazione, perché altrimenti la dimentico. Abbiamo dei dati sulle procedure che non sono andate a buon fine rispetto alla prima tranche di aiuti? Questo risponderete dopo. Nel frattempo, Cristina, tu volevi aggiungere qualcosa prima? Sì, volevo intanto aggiungere per quanto riguarda quello che è stato detto dai consiglieri delle municipalità, che lodevole la loro attività costante sul territorio. Sul discorso del personale, noi come consiglieri, sia in commissione decentramento che in quella che ha risorse umane come delega, abbiamo chiesto più volte non solo per rafforzare il personale ma anche proprio l'applicazione del regolamento sul decentramento, è fondamentale, e su questa cosa intendiamo, visto che l'amministrazione ad oggi non ha provveduto ad applicarlo, a tener conto di mettere in bilancio noi dei fondi affinché questo decentramento si possa attuare. Le municipalità sono il contenitore giusto per erogare i servizi, perché si trovano sul territorio più vicini ai cittadini, e come hanno fatto fino ad oggi sono quelli che fanno la front office su tutte le problematiche che loro incontrano. Volevo anche aggiungere su quello che ha detto la signora Veronica, a giugno noi avevamo fatto presente all'amministrazione che il metodo dell'anticipazione da parte dell'utenza non era adeguato, perché è chiaro che chi ha difficoltà economiche ha difficoltà ad ottemperare a tutti i pagamenti, quindi chiedere anticipatamente di pagare per poi avere rimborso, il risultato che è questo, che dopo 7 mesi ci sono ancora molte persone che attendono e che magari si sono esposte con terzi per potersi per farsi aiutare, e questo ovviamente non va bene. Abbiamo dei numeri su,
su questo? Abbiamo dei numeri certi, dei dati? Allora, io faccio solo una piccola anticipazione, altrimenti il collega Alessandro Russo, abbiamo un intervento che abbiamo fatto insieme, altrimenti mi rubo anche la sua parte di intervento, non mi sembra corretto. Comunque, nell'interrogazione che noi abbiamo fatto quando a ottobre ci siamo resi conto che non solo c'erano due problematiche, la testa dei rimborsi affitto, alcuni che attendevano ancora il rimborso utenze, e arrivava anche la segnalazione di alcuni esercenti a cui non erano state pagate le fatture della Family Card e che quindi non accettavano altre. Non accoglievano altre istanze di Family Card dei cittadini, quindi le persone non potevano fare la spesa in quei negozi. Quando noi abbiamo fatto questa interrogazione è venuta fuori dopo una serie di spiegazioni che di fatto ci sono un numero di utenti notevoli a cui ancora non è stato pagato quanto dovuto. Infatti il problema nasce da una ditta che si di fare questi file per i pagamenti, la Maggioli, che ancora non aveva ottemperato e quindi l'amministrazione si trovava in difficoltà a erogare i fondi. Questa è una delle tante. Confermo quello che dici, Cristina, scusami, confermo quello che dici e aggiungo che tra le determine dirigenziali fino a una decina di giorni fa c'erano ancora quelle di liquidazione di alcune farmacie. Rispetto ai ancora ci sono assolutamente, Alessio, ci sono delle difficoltà, ma se non si fa un controllo, se non si segue passo passo e se non si scelgono procedure più adeguate, i risultati sono questi. E l'obiettivo di tutti, sia dell'amministrazione, come dice, ma soprattutto di noi consiglieri che siamo qua a controllare, non certo a fare strumentalizzazioni come siamo stati accusati io e Alessandro su questa vicenda, noi esercitiamo il nostro ruolo di controllo, ma non solo, anche quello propositivo. Avevamo detto che non era questo il metodo e i risultati sono quelli che vediamo oggi. Alessandro, vuoi aggiungere qualcosa? Poi diamo la parola a Marco Bellantone che vedo con il dito alzato e quindi vuole parlare. Alessandro? Sì, per confermare ovviamente quello che ha detto Cristina, io infatti lei si riferiva ad una nota, a una lunga corrispondenza che abbiamo avuto con l'amministrazione negli scorsi mesi, e questa qua è una nota che loro ci mandano il 13 di ottobre, nella quale, a firma del dottor De Francesco, lui parla proprio relativamente alla gestione delle richieste del rimborso di locazioni e del rimborso utenze, per cui fa tutto uno schema, diciamo, di riepilogo delle varie liquidazioni e sarebbero state, secondo l'amministrazione, pagate 4.697 richieste evase per un importo pari a 745.053 euro. Nel frattempo, dicevano appunto questa nota, che 285 erano state lavorate, ma ancora in attesa di questo fantomatico file della ditta Maggioli, che è propedeutica alla liquidazione. E allo stesso modo, anche per le locazioni, su queste 1.524 domande che erano state presentate, 387 erano ancora in attesa di liquidazione perché mancava il file della Maggioli. Facendo un calcolo, in commissione abbiamo chiesto nelle ultime sedute, in occasione della manovra di bilancio, abbiamo chiesto appunto espressamente quanto fosse il grado di raggiungimento della quota di rimborso. Siamo al 75%, quindi c'è fuori ad oggi ancora un buon 25% di persone che tra marzo e aprile hanno presentato le richieste di rimborso utenze o di contributo affitti. E ad oggi, vuoi perché la Maggioli non ha consegnato il famoso file, vuoi perché non sono state ancora liquidate, ancora sono fuori, quindi la signora può essere che sia tranquillamente in questi casi qui. Aggiungo soltanto che il sistema della rendicontazione, sulla quale, diciamo, Cristina l'ha accennato, ma sulla quale l'amministrazione si è soffermata nelle repliche, alle varie interlocuzioni che noi abbiamo avuto in questi mesi, è un sistema che l'amministrazione ritiene di dover utilizzare perché siccome si fa un ricorso ai fondi comunitari, il sistema la rendicontazione dei fondi comunitari prevedono appunto
come dire, le pezze d'appoggio. In questo caso le rendicontazioni sarebbero le bollette. Pertanto si chiede alle famiglie che sono già in stato di necessità e di bisogno economico di anticipare, facendo debiti o con parenti o con amici, per pagare prima le bollette e poi presentare la ricevuta. Ora, questo sistema di rendicontazione è sinceramente sconcertante, perché se è comprensibile... Scusami Alessandro, c'è stato anche su questo un'accesa discussione con l'assessore Carlotta Brenti. Ma non ci convince, Alessio, non ci convince, perché se noi facciamo la rendicontazione di un viadotto, io comprendo pure che tu lo basi sul SAL, cioè sul sistema sullo stato di avanzamento dei lavori, e paghi a fatture riguardo all'esecuzione del lavoro. Ma se tu chiedi, e soprattutto la necessità di intervenire urgentemente su famiglie che hanno bisogno e che quindi devono pagare affitti o bollette, in questo caso qui quel sistema di rendicontazione non puoi averlo. Aggiungiamo pure, non puoi averlo perché, come dire, chiedi alla famiglia che non hai soldi di pagare la bolletta e poi verrà restituito nel tempo. Un'altra ultima cosa, e poi mi sto zitto per un bel po', vorrei dire che la circolare del 2 aprile dell'assessorato alle politiche sociali, del lavoro e politiche sociali della regione siciliana, dava nel liberare i comuni da tutti i vincoli comunitari per utilizzare quei fondi, piena, assoluta, come dire, la palissiana autonomia di gestione di quei fondi e di rendicontazione, il che significa che il comune avrebbe, come chiedevamo noi, tranquillamente potuto anticipare con cassa di liquidità che noi già abbiamo le bollette e poi rendicontare all'Unione Europea sulla base delle ricevute, quindi delle bollette che i cittadini avessero prodotto. Così, grazie Alessandro, questo è un argomento che io vorrei affrontare con Angela Rizzo di Cittadinanza Attiva. Buonasera Angela, scusate, non ti ho salutato prima, perché Cittadinanza Attiva su questo è intervenuta in maniera molto, molto rilevante. Prima di questo però vorrei dare un attimo la parola a Marco Bellantone, che è venuto una specie di parere scandito perché ci ha alzato da 10 minuti. Grazie Marco. Alessandro mi ha un po' fregato i numeri, nel senso che stavo andando proprio ad evidenziare quale differenza vi era tra quante erano state il numero delle richieste, 6.641 a 4.697, che poi sono quelle realmente liquidate, almeno stando a quelle che sono le affermazioni del dirigente De Francesco, se non vado errato. Ancora De Francesco, sì. È qua. Sì, allora non mi sbagliavo. L'unica correzione che mi permetto di fare è che stiamo parlando del 42% in meno. In parole povere, abbiamo fatto indebitare chi debiti non poteva fare, perché una persona che attinge a questa tipologia di aree di finanziamento per il proprio sostentamento, chiaramente è una persona che tutto può fare tranne che indebitarsi, mentre invece li hanno fatti indebitare, creando praticamente ancora maggiore distanza tra quello che è la vita reale e la vita di palazzo, perché il palazzo in qualche modo immagina di dare aiuti, ma in realtà, a differenza di quelle che sono le pantomime dei venerdì delle ultime settimane, ci rendiamo conto che invece abbiamo creato ulteriori problemi a chi problemi proprio non avrebbe dovuto averne, quantomeno in fase maggiore. Grazie Marco. Angela Rizzo per Cittadinanza Attiva. Dopodiché vorrei anche sentire l'intervento di Francesco De Pasquale di Forum Me e del Comitato Messina Nord in rappresentanza della cosiddetta società civile, che è una parola che non mi sta particolarmente simpatica, però voi siete sostanzialmente i portatori di interessi che non hanno alcun ruolo politico, quindi voi siete, la cittadinanza, cioè siete le persone. Angela. Devi accendere il microfono, Angelo. Ok, buonasera a tutti, grazie Alessio. Allora, io mi trovo d'accordo a quello che diceva Alessandro e Cristina a proposito del rimborso delle utenze. Vero è che hanno deciso appunto di praticare questa modalità di rimborso. In un primo tempo dicevano, l'amministrazione diceva che erano delle direttive da parte dell'assessorato regionale alle politiche sociali, ma ha interpellato l'assessorato nella persona della dottoressa Guastella, che segue i fondi della 328, hanno risposto che non è così e che comunque l'assessore Previdi
penso abbia preso un abbaglio sulla questione di beneficiario, perché diceva che i beneficiari, individuava appunto nella parola beneficiario il cittadino che richiedeva il rimborso, il soddisfacimento di questo bisogno, e invece il beneficiario per i fondi sia sia europei e sia regionali è il comune, perché l'attore principale che interloquisce con l'Europa o con la regione, chi è che dà i fondi, è il comune, quindi non è il cittadino. Inoltre loro non soddisfano le utenze al 100%, ma arrivano fino a una quota di 280 euro, quindi la pezza d'appoggio come rendicontazione poteva essere benissimo il bonifico che loro fanno ai vari utenti che hanno chiesto il rimborso, o non so, la posta pay, non so quello che loro utilizzavano. Vero è che fino al 10 di agosto le utenze soddisfatte di quello che avevano richiesto erano solo il 10%, quindi noi parliamo marzo-aprile, ma loro avevano soddisfatto solo il 10% delle utenze, pretendendo appunto l'anticipazione delle somme. E molti si sono dovuti, come diceva Marco, prestare i soldi, sono venuti da noi e noi per quello che abbiamo potuto fare come volontariato l'abbiamo fatto, e ad oggi molti non hanno percepito questo rimborso. Chiusa questa parentesi, mi riaggancio a quello che diceva Cristina. Noi abbiamo fatto anche la stessa segnalazione, perché io ho avuto decine e decine di telefonate e messaggi da parte di cittadini in grave condizioni economiche. Molti vanno a mangiare alla mensa di Sant'Antonio, no, ora no, però la mensa di Sant'Antonio fa l'asporto addirittura, perché non hanno di che mangiare e loro vogliono rimborsare, cioè vogliono pagare le bollette prima, e questo è gravissimo. In questo caso non c'è più il problema del rimborso, però hanno difficoltà anche a caricare i documenti, perché è una piattaforma che non va bene assolutamente. E sì, questa è anche una testimonianza che ci hanno offerto anche i consiglieri, sì, di quartiere, che insomma dicevano esattamente questo. Praticamente il loro lavoro è diventato quello di affiancare la popolazione, chiunque vada a fare richiesta nell'aiuto nella compilazione dei form. E i numeri messi a disposizione che dovrebbero soddisfare gli utenti che chiedono chiarimenti non danno i chiarimenti, cioè l'ultimo hanno risposto sì è così, l'AMAM fa bolletta a scadenza di 4 mesi e noi non possiamo fare niente, questo non ve lo possiamo rimborsare. Ecco, queste sono le risposte. Io che posso dire? Non c'è programmazione, perché se già non ha funzionato la prima volta, ma perché incaponirsi di nuovo con questo metodo della piattaforma della Family Card? Cioè, non lo capisco. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Ecco. Grazie Angela, grazie per la tua testimonianza. Francesco De Pasquale, in rappresentanza di Forum Me. Ti vedevo con la mano alzata. Sì. Buonasera a tutti, grazie per lo spazio. Io faccio parte del direttivo di Forum Messina. Ormai 7 mesi fa, in pieno lockdown, avevamo già ipotizzato la necessità per le aziende, in particolare nel commercio di Messina, di ricevere da parte dell'amministrazione comunale, ed avevamo individuato anche delle risorse possibili, un ristoro. Non mi è chiaro, quindi io non posso al momento esprimere giudizi rispetto alle modalità, anzi chiedo a voi consiglieri comunali, quali sono i criteri con cui verranno distribuite queste risorse? È fondamentale, perché rischiamo un flop stile Sicilia Pay. Sicilia Pay, che era un'idea perfetta, che prevedeva un bilanciamento delle risorse in base alle dimensioni aziendali, in base al numero degli impiegati e in base ai fatturati, si è trasformato in poco più di una mancia. Vengo e mi spiego. È di oggi la notizia che per Sicilia Pay le aziende beneficeranno in maniera uniforme, uguale, circa 2.100 euro ciascuno. Ora, questo può andar bene per le aziende a un dipendente, ditte individuali che non pagano affitto o pagano un piccolo affitto, ma ditte grosse con 40-50 dipendenti, con 2.000 euro non pagano nemmeno il caffè a 50 dipendenti. Pertanto vi chiedo, avete già previsto un sistema di distribuzione ragionato? Perché noi 7 mesi fa abbiamo dato delle idee, non so se le avete lette,
basate su un parametro semplicissimo, che è quello del canone d'affitto, in base anche alla perdita del fatturato, facendo una divisione tra esercizi commerciali al 100% chiusi, come allora erano i negozi di commercio in genere, l'abbigliamento, l'oggettistica e quant'altro, differenziando con quelli che potevano rimanere aperti per asporto e quelli che chiaramente funzionavano regolarmente, mi riferisco agli alimentari, mi riferisco alle farmacie e ai connessi. Un'altra richiesta vi chiedo, come classe dirigente, cercate di dare pochi messaggi e chiari. Non possiamo come cittadini continuare a sentire l'amministrazione che un giorno vuole chiudere alle 20, un giorno alle 18, un giorno chiude a zone, un giorno decide che va tutto bene. Da quello che si odora nell'aria di sentore nazionale, quello che è prima di Natale, ci sarà un allentamento delle misure restrittive. È fondamentale perché il commercio sviluppa il 40-50% del suo fatturato nel mese di dicembre. È realmente necessario che ci sia sicuramente una presa di responsabilità con il controllo di determinate zone. Siamo tutti di Messina, sappiamo che non ci sarà mai nessuno a luna di notte che va a Capoveloro, o anche se così fosse non sarebbe pericoloso. Sappiamo che vanno tenute sotto controllo determinate zone e determinati orari. Bisogna mantenere un controllo del territorio tale da poter scongiurare la chiusura indiscriminata, anche perché il cambio continuo degli orari, la restrizione degli orari stessi in genera solo confusione e panico tra la gente che rischia di restare senza mangiare perché non sa più a che ora chiude il supermercato, si anticipa. L'abbiamo già vissuto durante la prima ondata. Quindi io vi chiedo, a voi amministrazione o comunque facenti parte della classe dirigente della città, quali sono i criteri con cui pensate di distribuire questi 15 milioni? Potete gentilmente trasmettere questo messaggio, pochi messaggi chiari, senza fare dietro fronte un giorno dopo l'altro, anche perché il terrore, la confusione sono nemici della ripresa economica. Fanno comodo a un certo tipo di politica, ma bloccano la ripresa economica che comunque l'amministrazione con questo piano da voi votato cerca di far riprendere. Quindi vi chiediamo come società civile, come cittadini, come portatori di interesse a tutto tondo, pochi messaggi chiari e non ondivaghi. Grazie. Grazie Francesco. La tua richiesta è stata praticamente quella di Benny Bonaffini all'inizio di trasmissione, cioè sapere con esattezza come devono muoversi i commercianti per poter avere accesso a queste misure che il Comune di Messina sta predisponendo e che al momento mi sembra, correggimi Alessandro, Cristina, correggetemi se sto sbagliando, non mi pare che siano state definite. Cioè, e quali criteri? Gli aiuti alle imprese ancora non sono stati definiti, sappiamo che no. Sono stati stanziati. Sono, ripetiamolo un attimo, 20 milioni di fondi di euro, tutti i fondi extracomunali, cioè sono fondi europei, regionali, nazionali, ma non è stato stabilito un criterio ancora per l'accesso. Però anche Benny, tu ovviamente ti farai Benny, delle istanze dei commercianti, degli imprenditori, immagino che vogliono saperlo come devono fare, come devono avere accesso a queste misure. Sì, noi in realtà, ti ringrazio per avermi dato la possibilità di argomentare, in realtà noi negli scorsi mesi abbiamo depositato dei documenti sottoscritti dalle varie associazioni, siamo stati anche ascoltati dal Consiglio Comunale, e ricordo anche i due consiglieri in questo momento collegati come parte attiva rispetto a questo dialogo. Ed effettivamente è condivisibile diciamo l'intervento del De Pasquale, se non sbaglio, che mi ha preceduto di forum, perché immaginare un contributo diversificato significa non solo seguire proporzionalmente quelli che poi sono i danni in modo proporzionato che le varie aziende hanno subito in base alla loro grandezza, ma significa anche in qualche modo
diciamo, agevolare quello che è un percorso, tra virgolette, legale da parte del mondo dell'imprenditoria cittadina, e mi spiego perché. Se tu nella tua attività, pur fatturando, cioè pur lavorando, poi non emetti fatture, è chiaro che poi quando ci sono parametri agganciati al fatturato, sostanzialmente non li puoi esibire. Se tu, pur avendo decine di operai, poi ne hai dichiarati allo Stato e quindi ne hai pagato i relativi contributi e così via, e ne hai dichiarati molto di meno, è chiaro che sono parametri che non potrai esibire davanti a una richiesta di contributo che è basata sul fatturato e sul numero di dipendenti. Aggiungo che anche il Comune stesso è percettore di tributi legati anche al fatturato. Mi riferisco per esempio all'addizionale IRPEF, che normalmente viene trattenuta sul lavoro dipendente, di cui una parte è destinata alle casse del Comune di Messina. Quindi è anche un modo diciamo, non solo aiutare, ma anche coniugare il percorso dell'aiuto alle imprese anche a dei circoli virtuosi, diciamo, di legalità. Ovviamente, quindi facendo salvi tutti gli interessi della collettività. Non abbiamo, non sappiamo quali sono i criteri che intenderà adottare l'amministrazione comunale. Devo dire che durante le varie interlocuzioni noi fornimmo un dato che era un dato diciamo pubblicato dall'Agenzia delle Entrate nelle prime settimane, nel mese di luglio del 2020, un dato dell'Agenzia delle Entrate che riportava, però non era un dato comunale, era un dato che riguardava Messina e provincia, che riguardava quant'era il totale dei contributi erogati con il primo contributo. E quindi suggerimmo all'amministrazione di interloquire con l'Agenzia delle Entrate per comprendere nella prima ondata di ristori qual era stato poi in realtà qual erano stati poi i contributi realmente erogati alle aziende di Messina città e della provincia di Messina. Anzi, invito anche i giornalisti presenti, visto che la redazione di Lettera M ha la caratteristica che le informazioni le cerca. Devo dire una cosa qui che vi qualifica, non ho problemi a dirlo, perché questo dato probabilmente potrebbe dare quel conforto all'amministrazione nell'adottare i criteri, perché io ritengo che poi quando un amministratore ha un certo importo da dover erogare alle aziende abbia due tipi di esigenze: da un lato accontentare tutti e dall'altro però seguire anche dei criteri di logicità, e probabilmente tra questi due estremi c'è il rischio che si finisca, come ha detto poc'anzi De Pasquale, si finisca poi come la regione siciliana, che poi alla fine eroghi una mancia che può servire a qualcuno, ma in realtà scontenta la maggior parte delle imprese. Grazie Benny. Posso allora dire un'ultima cosa? Scusate. Sì, una piccolissima chiosa. È fondamentale che nel circuito economico della città arrivino soldi freschi. È necessario che arrivi liquidità piuttosto che credito d'imposta. Se tu non riesci a fatturare, non riesci a riprenderti, quindi se dovesse per qualsiasi motivazione la curva dei contagi per esempio ricomincia a salire e le aziende sono costrette a chiudere, del credito d'imposta difficilmente se ne fanno qualcosa, se non perdendone una quota, trasferendo a istituti bancari e perdendo ulteriormente tempo. Quindi è necessario, anche per materialmente far ripartire i consumi, che il Comune metta questi soldi realmente nelle mani, nei conti correnti, del commerciante che è in questo momento in sofferenza. Chiedo scusa per la chiosa. No, giusto Francesco. Quello che il Comune di Messina ha previsto, e mi correggano i consiglieri comunali se sbaglio, sono dei contributi a fondo perduto, quindi si parla sostanzialmente di contante che sarà dato alle aziende, se non sbaglio, se non erro, Alessandro e Cristina, correggete solo se sbaglio. Mi pare che alcune misure... Sì. Sì, Cristina, dimmi, aggiungi. Il solito problema, appena mi collego, mi sentite? Sì, addirittura alcune misure sono una tantum.
Non c'è ancora un quadro chiaro di come verranno ripartiti. Quello che si può fare è dare noi input all'amministrazione, anche se volevo suggerire all'amico Penny Bonaffini che può succedere l'esatto opposto, cioè che facciano il contrario di ciò che vi proponiamo, come è stato fatto per le famiglie. Le famiglie non avevano i soldi per pagare le utenze e allora pensano bene di fare il rimborso sul pagamento effettuato. Quindi si può ottenere anche l'effetto contrario, nonostante tu glielo dica prima, loro tengono conto proprio dell'esatto opposto, quindi rischiamo anche, però concordo che serve liquidità e un certo credito d'imposta. Io mi auguro che i sostegni, che sono i fondi che sono stati messi in campo per sostenere le imprese, possano dare un supporto, però anche qualche preoccupazione, perché quando si dà una quota, una tanto, non credo che si possa risolvere pienamente alle difficoltà che in questo momento le imprese hanno su tutti i livelli. Tra l'altro non sono state previste tutte le categorie. L'altro giorno in aula, per esempio, abbiamo avuto i tassisti. I tassisti è una categoria che non è stata minimamente pensata e che ha delle difficoltà oggettive sui fatturati. Io adesso ho proposto, che tra l'altro è fatto anche in altre città, Palermo, e non solo, la possibilità di fare delle convenzioni con delle tariffe fisse per alcuni percorsi, per alcuni tragitti, ma dico, sono delle piccole misure, ma che si cerca di andare incontro, ma non sappiamo se poi effettivamente riusciremo a sostenere i vari comparti. Di sicuro ci stiamo provando in tutti i modi, ci auguriamo che l'amministrazione dia ascolto, e se non ricordo male, le associazioni di categoria anche nella prima fase, perché hanno sempre coinvolto anche il Consiglio Comunale, hanno inviato un documento che però poi, diciamo, non ha avuto grandi risultati, insomma, in termini di essere stato accolto. Grazie Cristina. Scusate, una mozione d'ordine per permettere, diciamo, a chiunque, a qualsiasi tipo di connessione, di essere efficace all'interno di questa chiamata, che è una chiamata con 22 partecipanti, per cui posso chiedere di accendere e spegnere la telecamera a seconda di chi parla, perché in questo momento ci sono moltissime telecamere accese e la banda potrebbe essere collegata, consumata da questi video. Per esempio, grazie. L'ultimo intervento non è stato possibile sentirlo benissimo. Grazie. Perché Cristina Canistra è costretta nei sotterranei di Palazzo Zanta. Io sono posso fare quello che esca fuori tema poi. Sì, allora facciamo siamo dei paletti. Tutto quello che avete detto è tutto giusto e sacrosanto. Noi avevamo invitato l'amministrazione proprio perché potesse fornire delle risposte immediate a problemi che, insomma, mi sembra di capire che nascono proprio dal basso. Non vorrei usare un'espressione che in questo caso l'amministrazione non piace, però è questo, cioè i cittadini, le imprese, chi rappresenta i cittadini e le imprese sostiene, dice, ci sono questi problemi, lavoriamo per risolverli. Noi dall'amministrazione oggi non riusciremo ad avere delle risposte perché nessuno ha pensato che fosse opportuno partecipare. Ovviamente domani noi metteremo questa trasmissione su Facebook, quindi ognuno di voi potrà condividerla sui propri canali, e poi metteremo, ovviamente farà un articolo in cui metterà in evidenza tutti gli interrogativi che sono usciti fuori da questo dibattito, da questo forum, chiamatelo come volete. Io farei a questo punto un ultimo round di interventi, se c'è qualcuno che vuole intervenire perché ho scordato qualcosa oppure perché vuole precisare qualcosa, vuole introdurre un altro tema di discussione. Alessandro che sta smaniando, no, poi e anche i due Alessandro Russo e Alessandro Geraci. Poi smetto. Diamo la precedenza ad Alessandro Russo, che è gerarchicamente superiore in quanto consigliere comunale. No, guarda, ti posso dire che la mia esperienza al quartiere è stata molto più divertente che il comunale, quindi guarda, è un'esperienza molto più formativa, quindi da questo punto di vista, diciamo, siamo allo stesso livello, anzi. Volevo dire tanto una cosa, rispetto ai fondi una tantum, sono 15 milioni più 4 milioni e mezzo circa della regione che verranno attivati successivamente.
La richiesta delle associazioni di categoria che è stata fatta il 25 ottobre diceva cose sacrosante, le ha fatto bene a ricordarlo Benny, e sono esattamente quelle cose a cui l'amministrazione dovrebbe dare risposta, cioè mancanza di liquidità per i pagamenti delle utenze, degli affitti, tutte derivanti cioè da introiti che sono venuti meno durante la fase della pandemia e che dovrebbero essere ristorate. Pertanto io credo eclatante, vorremmo che la si mettesse in discussione al più presto con l'amministrazione, sperando che dopo questo dibattito magari qualcuno venga fuori. Il controllo, diciamo, delle aziende che sono entrate in crisi durante la pandemia, ok? E deve essere fatto in maniera stringente. Vorrei, cioè, per capirci, queste risorse sono fatte per la pandemia, non per aziende che in generale hanno avuto le difficoltà precedentemente. Perché, come diceva Francesco De Pasquale prima e condivido, si rischia di fare il Sicilia Bonus, per cui entrano tutti in un grande calderone. A te cambia poco che rossa azienda 2.500 euro, ma una piccola azienda che è entrata in crisi veramente durante la fase pandemica, e quei 2.500 euro fa la differenza per pagare un affitto, per pagare un'utenza o per pagare un fornitore e così via dicendo, in realtà è una cifra importante. Ecco, dobbiamo cercare di concentrare e fare selezione della spesa per evitare il problema tipicamente italiano, per cui c'è un calderone nel quale ci entrano tutti. È un rischio, vorrei, e chiudo veramente, vorrei ricordarlo a tutti noi che siamo qua e siamo tutti addetti diciamo alla politica, il rischio per esempio che si chiuda in maniera arbitraria domani con la prefettura è quello di far passare Messina come zona rossa a livello autonomo, cioè nella libera Repubblica di Messina governata dallo sceriffo Gaetano De Luca, ma non seguendo l'ordinanza del Ministero della Salute, per cui risulteremo zona rossa soltanto a livello cittadino, ma non a livello nazionale. Ecco perché il concorso con il governo è importante, col prefetto domani, perché se noi domani il sindaco dovessimo svegliarci in una città che è diventata zona rossa per sua ordinanza, senza averlo concordato con il governo, accade che Messina formalmente non è zona rossa per il governo e non entriamo neanche nella possibilità di avere il decreto ristori, quindi chiuderemo attività che già avrebbero attività limitate senza la possibilità di entrare nel decreto ristori, perché per il governo non lo saremmo. Quindi stiamo molto attenti e domani speriamo che il sindaco non faccia questo passo gravissimo di chiudere attività senza concordarle con il governo sulla base di dati effettivi e non sulla sensazione o sui like di Facebook, come ci abbiamo a fare in questo tempo. Grazie Alessandro. L'ultimo intervento Alessandro Geraci, dopodiché un round molto rapido di saluti con Francesco Saia e Marino Rinaldi a chiudere, così io riposo un attimo le corde vocali che mi si stanno incancrenendo. Alessandro. Sì, allora, al netto degli aiuti statali e regionali, noi in questo periodo abbiamo due obiettivi, che sono da un lato aiutare cittadini e commercianti e dall'altro evitare gli assembramenti favorendo il distanziamento sociale. La chiusura alle 18 è totalmente sbagliata, perché ovviamente facendo un calcolo matematico è meno ore per fare shopping, più assembramenti si creano. E se ricordate, a marzo io proposi di incentivare la consegna a domicilio, trovando supporto sia da parte di Alberto Palella con la creazione del portale Messina a domicilio, e sia col portale che crearono quei quattro ingegneri giovani messinesi fuori sede, che si chiamava, mi sembra, iolo consegno.it. Questo serviva e serve secondo me anche in questa nuova fase, sia per evitare che gli anziani, le categorie più deboli, diciamo, escano di casa per fare la spesa per andare in farmacia, ma soprattutto per aiutare oggi i commercianti messinesi in modo da non fare gli acquisti soltanto, diciamo, nella grande distribuzione o dai colossi internazionali come Amazon. Perché comunque, dico, per quanto siamo in emergenza durante il Natale, durante la peak season, siamo sicuri che tutti faremo i nostri acquisti, non c'è dubbio. Per cui io credo che l'assessore al commercio debba essere centrale, trainante in questo nuovo modo di fare acquisti in città, coinvolgendo le associazioni di categoria, appunto, in vista del periodo natalizio. Grazie Alessandro. Francesco Saia, il presidente di Parliament Watch e animatore del laboratorio di monitoraggio civico Libellula, che è partner di progetto di Lettera M, a te le ultime parole e poi saluti da parte di Marino Rinaldi per la relazione di Lettera M. Sì, non so se in questo momento il mio video è fermo, però mi sentite?
Sì, ti sentiamo. Perfetto. Non mi rimane altro, come dire, sottolineare intanto la ricchezza informativa che si riesce in così poco tempo a ad assorbire quando portatori di interesse di ogni genere e grado in qualche modo vengono messi tutti allo stesso tavolo, e pensare che c'è ancora qualcuno che mette in dubbio, diciamo, il potere del citizen journalism nel chiarire che cosa? Nel chiarire ciò che sta dietro un dato, in questo caso un dato di spesa, o quello che sarà un dato di spesa rintracciabile nei documenti ufficiali, che molto spesso è utilizzato in maniera nuda e cruda per fare proclami. Abbiamo stanziato tot per fare questo, e in realtà poi entrando nel vivo delle questioni, sentendo, come dire, i più angoli visuali, si scopre che quelli che sono i programmi trionfalistici in qualche modo possono essere non così trionfalistici, ma non solo, si possono basare storie più chiare per vedere come in futuro in qualche modo si possono affrontare problemi simili. Questa è l'unica presunzione del nostro tentativo, legare dati a storie, e ringrazio tutti per la partecipazione, per quello che ne seguirà, spero che si aggiunga ulteriore ricchezza in futuri episodi su questa storia come in altre. Diamo un secondo, anche un piccolo puntello su un obiettivo di ancora più lungo periodo, che lo strumento che collega dati di bilancio a storie, WeBudget, in questo momento si chiama WeBudget, possa trovare presto la luce nella sua versione messinese, un WeBudget Messina. È uno strumento che è adattabile in qualsiasi, uno strumento informatico che è adattabile in qualsiasi città, chiunque lo voglia in qualche modo adottare, e che possa riempirsi di questa come di tante altre storie, e che un giorno possa essere in qualche modo un'ulteriore fonte di approfondimento cittadina, collegato invece agli organi di stampa, a chi fa attualità, come un archivio che rimane. Grazie a tutti, grazie a Lettera M. Grazie Francesco. Grazie a tutti, io lascio la parola a Marino, vi ringrazio personalmente, vi ringrazio a nome della redazione di Lettera M, grazie per il vostro tempo, compilate il form, perché ci piacerebbe che questo diventasse un appuntamento non fisso, settimanale, però ogni volta che emerge un argomento di discussione mi piacerebbe che fosse discusso in un'assise, in un'assemblea, che in questo caso è questa, ma insomma possiamo allargarla, e ovviamente siamo aperti a ogni tipo di suggerimento. La conclusione a Marino, grazie ancora dalla redazione di Lettera M. Allora, grazie anche da parte mia delle comunicazioni finali. Intanto vi porgo a tutti i saluti da parte di Alberto Valella, che è dovuto andare via, e di Giovanni La Rosa, che mi ha mandato un messaggio ricordando quanto fatto dal Comitato Messina Nord durante il primo lockdown, tra cui la realizzazione di 12.000 mascherine in stoffa in collaborazione con l'associazione Il Sogno di Morgan Onlus, nonché la distribuzione di piccoli aiuti alimentari alle persone che avevano difficoltà nel contattare la protezione civile. Per il resto, io spero, noi speriamo che di questi appuntamenti ne possiamo fare ancora tanti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Vi anticipo che il prossimo sarà sulla democrazia partecipata. Vi diremo a tempo debito, insomma, l'appuntamento, e saremo lieti che partecipaste anche a quello. Quindi grazie a tutti. Qualcosa alla fine? No, l'unica cosa che ti è caduta la confessione, non siamo riusciti a sentire i tuoi saluti finali, li faccio io a nome tuo, a nome di tutta la redazione. Grazie ancora, grazie per aver partecipato, speriamo di rivederci presto, speriamo che sia stato utile sia nell'immediato futuro per porre all'amministrazione le domande alle quali avremmo gradito avesse risposto oggi, ma non è stato possibile,
sia per eventuali altri argomenti futuri che ci andrà di discutere. Grazie a tutti, buona serata. Grazie a voi. Grazie a voi, ciao. Grazie. Presto, ciao. Grazie. Grazie a tutti, ciao.